On. Signore e signori, buonasera e benvenuti al Palau dello Deportes in questa ennesima notturna e molto piovosa. Ospite di questa sera della partita tra The Team e Roncaglia. Come si chiamano di preciso? Velzea Roncaglia è il nome completo della società padovana, particolarmente attiva nel settore giovanile e che da qualche anno è salita anche alla ribalta del basket di Serie C. Grande novità in casa The Team, esordio in casa per Lino Frattin assolutamente non necessita di alcuna presentazione, allenatore di esperienza nazionale e internazionale, ricordiamo le sue esperienze in Islanda nonché in Messico, oltre alla pluriennale esperienza da assistente allenatore in squadre di livello Eurolega come la Virtus Bologna, con la quale ha vinto il trofeo nonché mi sembra una paiata di scudetti. Speriamo porti bene Lino, persona degna e buona come poche ce ne sono al mondo, oltre che essere brutalmente preparato. Roncaglia Padova. Il giocatore più esperto è Gabriele Salvato, ex basketmestre, nonché altro giocatore che ho avuto il piacere di avere in palestra con me. Ragazzo delizioso, nonché giocatore di livello super top. Ciao Campa. Ciao. Ciao. E bene? Sì, tu? Grande, bene. Allora, divise bellissime, lo dico già per Roncaglia, con i numeri però faticosamente rintracciabili da uno che porta gli occhiali ed è miope come me. 32 scancelli, porco cane, 45, perché non fanno i numeri normali dall'1 al 15 come una volta? Minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione in Toscana. Vediamo questo ragazzo lungo qua che ha il 14, e il 14 è Visentin, Enrico Visentin, il capitano, classe 99, dai tratti somatici ricorda il Visentin centro della Virtus Padova all'epoca, poi tanti anni ad Agrigento in giro per l'Italia. The Team che parte con il Martiglio Macillanda, con Pietro Campagnolo, con Fede Magnanini, Debue, Pietro Cappelletto, consueto starting five, forzoso starting five, cerca l'anticipo subito, Breiner pronti via, non sono passati neanche 10 secondi, primo fallo per Macillanda che viene subito ripreso da Maxona che gli urla Breiner, fortissimo. Correttamente, non è mai stato in campo più di 22 minuti così a memoria in queste prime giornate di campionato. Breiner deve riuscire a gestirsi meglio, intanto recupera il pallone, si invola in transizione, si arresta, cede la palla a Debu,
uno contro uno di Debu, buono l'aiuto di Visentin, cerca il passaggio per Macilianda che viene però intercettato dallo stesso Visentin, Scancelli prende la tripla che non va, anzi a rimbalzo c'è Scancelli in angolo per Di Salvia, altro jumper per il numero 32 Nicolò Scancelli, rimbalzo per Macilianda che pensa all'uno contro uno contro Visentin, resta il palleggio, finta di hand off con Campa, pick and roll con Fede Magnanini che si resta e tira da due punti, non va, a rimbalzo c'è ancora Visentin, Di Salvia ad impostare in angolo per ancora in post basso per Visentin che si gira sul fondo, buono aiuto di Debu, taglia però in maniera molto bella con il numero 45 del Pozzo Bruzzese, mentre i primi due punti della partita sono di Scancelli sul rimbalzo d'attacco. Ancora Pietro Campagnolo fuori per Debu che ribalta al lato per Cappe che prende la tripla senza pensarci, non va, Visentina rimbalzo, ancora Di Salvia chiama doppio, arriva il pick and roll con Pauletto, Pauletto finta per anzi infrazione di passi, Breiner si incarica della rimessa, Magnanini gli sussurra qualcosa all'orecchio, ancora Fede per Debu, uno contro uno, buona difesa di Roncaglia, tiro forzatissimo di Debu, cerca di fare a spallate con il numero 45 Bruzzese che cerca di andare anche fino in fondo, a rimbalzo c'è ancora Scancelli che fa la voce grossa barra grossissima, 4 punti per lui, palla schiacciata per Federico Magnanini, ancora Macilianda che si arresta e tira da due punti, i primi due punti del match per il Martiglio, Breiner Macilianda, ancora Di Salvia per Scancelli, Visentin molto fuori dall'arco, ancora per Di Salvia, buona difesa di Debu su Scancelli che riceve, tira cadendo indietro, tiro complicato, campa a lungo per Macilianda che intanto fa passi, poi fa un passaggio che non stava da nessuna parte, palla persa per The Team, 4-2, ancora Di Salvia che chiude il palleggio, buona difesa d'anticipo di Debu, uno contro uno di Bruzzese che segna con il fallo, gran canestro di Bruzzese, primi due punti per lui. Tiro libero aggiuntivo per Bruzzese del Pozzo. Roncaglia guidato in panchina da Nicola Zagolin ed Alberto Pilotto. Tiro libero aggiuntivo per Bruzzese che non va, cortissimo per l'ex Petrarca se non ricordo male, potrei tranquillamente ricordare male, ancora Fede Magnanini sul 2-6, ricciolo di Cappe che si arresta e tira, nulla di fischiato, ancora Di Salvia, testa alta, Visentin, bello il servizio per Bruzzese, cerca l'anticipo Cappe, ancora Bruzzese, cerca la posizione Scancelli, Visentin che occupa il post up, bravo, bellissimo Bruzzese, sulla palla vagante, si cerca il servizio in piroetta, ancora Di Salvia dentro per Visentin, Federico fa quello che può, vaglia Visentin, a rimbalzo c'è Macilianda che apre baseball per Campa,
Cappe ai limiti della sua partenza, ancora campa per Federico Magnanini che prende la tripla che non va, combatte Pietro Campagnolo di Salvia, si arresta, cede a Visentin, molto lucido nella gestione, prende la tripla con il numero 22 Luca Pauletto, subito parziale per Roncaglia sul 9-2 se non sbaglio, credo il tabellone sia un po' sballato in questo momento. Pietro Campagnolo, tripla complicatissima che va corta, uno contro uno di Salvia, bello il tentativo di passaggio per Visentin che cerca di far carambolare il pallone su Macianda, ancora Fede Magnanini da tre punti che va, bravo Fede con coraggio, primi tre punti della sua partita, 5-9, si ricucisce vagamente lo strappo tra le due squadre bruzzese, ancora di Salvia, intercettato il pallone da due giocatori, da Bue e da Campa, non si capiscono i due, pallone finisce fuori, altra rimessa in zona d'attacco per Roncaglia. ...4.49 alla fine del primo quarto di gioco. Roncaglia che mi sembra una squadra veramente tosta e ben allenata, con parecchie soluzioni, parecchie frecce nella sua faretra, come dicono quelli che parlano bene, cioè non io. Al tavolo si discute ancora, grossa discussione, chissà di cosa si discute, ma ci va a chiedere chiarimenti all'arbitro che gli parlerà ovviamente in un fluente spagnolo del Caribe. Macianda ancora su Pauletto che prende un'altra bella tripla, Visentin spinge Cappelletto che però recupera il rimbalzo difensivo, ancora Magnanini uno contro uno, si arresta, cerca il giro sul perno, manda per aria di Salvia e fa un bellissimo canestro di voglia, 5 per Fede Magnanini, ancora di Salvia, bello l'anticipo di De Buschi, è stato a terra di Magnanini per Macianda che mette le marce alte, invece cerca l'uno contro uno contro Visentin che spende il suo primo fallo sul martiglio, doppio cambio per Roncaglia, entra Gabriele Salvato, porco cane che libidine aver salvato dalla panca assieme al numero 21 Samuele Paoli. Ancora Campa, buona la difesa di Roncaglia su questa rimessa che viene infatti intercettata da Pauletto, cerca l'uno contro uno contro Macianda, si arresta, cerca il semigancio di mano sinistra, Macianda a recuperare, spinge la transizione, fallo in attacco fischiato a Pietro Cappelletto, abbastanza dubbio, sei serio? Gli chiede Cappe, dubbio, molto dubbio. Ah giusto, mi sono dimenticato che non devo più parlare degli arbitri, mai più in tutta la mia vita, quindi non commetterò mai più neanche mezzo fischio arbitrale. Fuori Visentin, entra con il numero 11 Matteo Mason per Roncaglia che ha nella qualità media dei suoi giocatori la sua grande forza, 10 giocatori che giocano parecchio e tutti ad alto livello. Di Salvia stava per incespicare, riesce a ritrovare l'equilibrio, ancora Salvato, bello il passaggio subito per Mason,
squadra anche fisicamente molto, molto ben strutturata. Ancora nessun cambio per The Team. Ma sono Mason, forse sarà americano, chi lo sa. Mason Rocca. Ma Cianda chiude il palleggio. Altra palla persa, altro misunderstanding con Cappe. Altro cambio per Roncaglia, che manda in campo con il numero 9 Edoardo Destro, ragazzo classe 2004. Subito Fede Magnanini mettergli pressione sulla palla, pick and roll con Mason, lo chiamerò Mason adesso. Da Gabri salvato sulla linea di fondo, maestro della linea di fondo, intercettato però il pallone stavolta da Fede Magnanini, prende la tripla K e rimbalzo in attacco, c'è Pietro Campagnolo, fallo di Gabri salvato su Macillanda. È abbastanza inspiegabile comunque questo punteggio di 7-11, perché per come per i valori in campo in questo momento credo onestamente Roncaglia dovrebbe essere sopra di una quindicina di punti. Entra con il numero 23 anche tutto il Schiavolin, Alberto Schiavolin, altro 2004, quindi tutto il quintetto nuovo già nel primo quarto per coach Zagolin. Si arresta e tira da due punti Fede Magnanini, che sta tenendo praticamente da solo in piedi l'attacco di The Team, cerca il passaggio filtrante, salvato, non riesce, Cappe finta la tripla, giustamente Roncaglia si adatta, ma Cianda pick and roll, cerca l'uno contro uno contro Mason, non va, nulla di fischiato, combatte De Bucca, è l'ultimo a toccare la palla, il fallo poteva anche starci, ma era talmente forzata la conclusione di Macianda che francamente neanch'io da arbitro l'avrei fischiata. Ed è time out The Team sul 9-11. Sono giunto alla tristissima conclusione del fatto che devo comprarmi le lenti bifocali, il che vuol dire che sono veramente diventato un vecchio di merda. Si rientra in campo, confermato il quintetto di Highlander per The Team, che non cambia con i primi 5. Ricordiamo la legge di Sonda, non c'è scritto da nessuna parte, la prima legge di Max Sonda, non c'è scritto da nessuna parte che si debbano fare i cambi. Uno contro uno fuori per la finta del 21 Paoli, ancora per il 23 Schiavolin, piazzato da due punti per Mason, altri 4 punti per lui, 9-13 il parziale. Max si alza e si va a sedersi sul cubo dei cambi, contatto e fallo subito per Fede Magnanini, ce ne sarà per 3. Max Prattesi sul cubo dei cambi per Brian Macigliando, il famoso cambio del cavallo alla fine del primo quarto. Tiro libero aggiuntivo addizionale per Fede Magnanini, che è anche un po' sfigato sinceramente. Invasione che è fischiata con grande veemenza da parte del giovane arbitro Riccioluto. Altro chance per Fede Magnanini,
di convertire il gioco da 3 punti. Stavolta ce la fa e siamo già in doppia cifra, 10 punti il primo tempo sui 12 complessivi realizzati da The Team. Portano la firma di Fede Magnanini. Cerca ancora il pick and roll con Mason, il numero 9 destro, va a segnare la prima tripla della serata. Cappè cerca di rispondergli, non ce la fa, rimbalzo, c'è ancora destro, salvato ancora per destro. Che bella corsa che ha questo Roncaglia. Destro cerca di andare fino in fondo, arriva l'aiuto di Debù, poveraccio, non poteva fare sicuramente di meglio Stefano Burato, il capitano. Ce n'è uno e uno solamente ed è Debù. Ancora rimessa in zona d'attacco per Roncaglia, bella la ricezione e il tiro da parte di Paoli, che va anche gli a iscriversi a referto. Quasi tutti, praticamente quelli scesi in campo, hanno segnato per Roncaglia, a dimostrazione di questo platoon system della squadra padovana. Ancora Cappe fuori per Magnanini, che si prende un'altra tripla che va, mamma mia, Fede Magnanini a quota 13. Totale oggi la prestazione di Federico. Schiavolin per destro, che cerca ancora la penetrazione, bello il jump a rimbalzo d'attacco, però c'è ancora Mason che va a segnare il suo sesto punto personale sul rimbalzo d'attacco. 15-18, vi ripeto, anzi 15-20 in questo istante. Max Pratesi, vi ripeto, un mezzo miracolo che la situazione sia ancora ai limiti dell'equilibrio. Ancora Debù, campa fuori per Fede Magnanini, che chiama il blocco di Pratesi. Magnanini prende un'altra tripla che non va, finiscono per le terre un po' di giocatori. Cerca di recuperare il rimbalzo difensivo Debù, fallo di Magnanini sul numero 23, Schiavolin. E 15-20, ovviamente infinite le opportunità di combinazione a disposizione di Zagolin, avendo veramente tutta questa abbondanza dalla panchina. Due tiri liberi intanto per Alberto Schiavolin, altro classe 2004, che così occhio e croce deve essere stata un'annata particolarmente produttiva per Roncaglia. Primo punto anche per Schiavolin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, già 7 giocatori a referto per Roncaglia, 2 su 2 per lui. Appena due per The Team, cerca di andare fino in fondo con il runner Pietro Cappelletto. Primo quarto che si chiude sul 15-22, Roncaglia.
destro Paoli Salvato, Schiavolin e Mason per Roncaglia, fa il suo esordio Joelle Fustenberg. Poi sua mamma se la prende, Joelle Fusti, anzi solo Joelle. Max Prattesi, Cappelletto, Debù e Fede Magnanini, assolutamente imprescindibile. Magnanini, sale Max Prattesi, taglia per Joelle Fusti, fino in fondo, pronti via, Fustenberger, primi due punti per Gio, in angolo per la tripla, piedi a terra, Samuele Paoli, pronti via, ma paura Samuele Paoli, si prende la tripla senza rimbalzo, ancora Debù in punta, finta di consegnato, cerca il backdoor Fusti, Prattesi cerca l'uno contro uno, va fino in fondo e subisce il fallo di Mason, due tiri liberi per Max Prattesi. Max fa correttamente notare a Joelle che dovrebbe accoppiarsi subito, perché mi sa che era suo. Paoli sbaglia primo Prattesi, segna invece il secondo Prattesi Massimiliano, primo punto anche per lui. Magnanini, buonissima la sua difesa, intercetto di Debù, Pietro Cappelletto gli scippa il pallone da dietro, grande Salvato che in tuffo tiene la palla in campo, spinge la transizione offensiva, Roncaglia, grande Mason per, con l'assistenza per Edoardo Destro, grandissima azione di collaborazione difensiva e offensiva per Roncaglia, cerca il post basso Pietro Cappelletto che guadagna il primo fallo speso dal numero 23 Schiavolin. Rimessa da fondo per, nelle mani di Magnanini. Cappè in angolo, finta la tripla, la prende. Non c'è nessuno rimbalzo, c'è Debù che con i piedi per terra deposita primi due punti della sua partita. Ancora destro fuori per Poli che prende un'altra tripla. Paoli, chiedo scusa, ancora Debù in transizione, combatte a rimbalzo The Team, ultimo a toccare è Mason. Rimessa in zona d'attacco, altro cambio per Roncaglia, rientra con i 45 Filippo Bruzzese del Pozzo. Sulla schiena Fede Magnanini fa un numero da circo, grande Fede che si approfitta del deretano di Masone, va a recuperare un'altra palla, a tentare di farlo, veramente commovente Fede che è giocatore di un'intensità veramente unica, grande Magnanini. Sembra Zagolini aveva detto accidenti. Gabri Salvato, ex bandiera del basket mestre. Prattesi si invola in contropiede, sbaglia la schiacciata ad una mano, ma Max, porco due anche te. Mason fuori per Paoli, salta Joelle, cerca di difendere, runner dello stesso Paoli, a rimbalzo c'è Salvato fuori per la tripla piazzata di Bruzzese che non va, a rimbalzo combatte Debù, errore di ingenuità di Max Prattesi, la solita pirouette di Joelle Fusti e chissà come mai ancora la gente ci casca,
fallo subito da Gioele, ora memoria muscolare per i tiri liberi, che sono sempre stata la passione di Gioele Fusti. Rientra Di Salvia. Bravo, che tiene sulla capoccia. Oh, la Gesù Cristo! Un tiro libero come Dio comanda. Infatti, pareva Massabeo. Allora siamo a 3 per Gioele. Cerca l'uno contro uno Bruzzese, fuori per Mason. Ancora Gabri salvato. Si usa il perno Mason in post basso, raddoppiato da Pietro, anzi da Max Pratesi, fuori per la tripla ancora di Paoli, che cammina sulla linea di fondo, fuori per Di Salvia che si arresta, scarica fuori per Bruzzese, ancora Paoli, bella azione d'attacco, buona la difesa di The Team, salvato fuori ancora per il piazzato di Paoli, mamma mia, 23 secondi d'attacco per Roncaglia, che fa veramente una bella azione offensiva. 23 a 30, Max Pratesi va dentro a testa bassa come i bambini e falla in attacco grande come una casa. 23 a 30 in favore di Roncaglia, che ha dimostrato anche una gran pazienza. Meritatissimi applausi per Fede Magnanini, che è veramente un esempio per questi ragazzi e rappresenta l'attitudine che tutto il team deve avere, dare il 100% fino alla fine. Rimessa per Roncaglia, Di Salvia, è entrato Martino Bizzotto nel frattempo. Ribaltellato per Paoli, che mette a posto i piedi, minchia che tiratore. A questo punto io direi che Gioele dovrebbe averlo capito che questo tira. Pratesi ancora per Cappelletto, cerca l'uno contro uno Debu, che si arresta e tira e segna. 2 punti ancora per Debu, sono 4 in tutto, 25 a 33. Ancora Gabri salvato, schiacciato a terra per Paoli, fuori per Di Salvia, che non se la sente di prendere il tiro, cerca di andare fino in fondo, contrastato da Pratesi, rimbalzo di Cappelletto, cambia mano, subisce il fallo di Paoli. Max va a spiegare come marcare un tiratore a Gioele. Ennesimo cambio per Roncaglia, fuori Gabri Salvato, e rientra con i 32 Scancialli, altro ragazzo classe 99, squadra molto giovane. Roncaglia Martino cerca l'uno contro uno, fuori per Cappelletto. Buona difesa di Paoli, si arresta da 3 punti Pietro Cappelletto. Primi 3 punti della sua partita, speriamo siano il viatico per una buona seconda fase di partita. Ancora Di Salvia, ma zone per Bruzzese. Bellissimo il movimento di Bruzzese, che va a segnare anche con il contatto il suo quarto punto personale. Era arrivato l'aiuto di Gioele, però è servito a ben poco. Altro misunderstanding fra Pratesi e Gioele, che stava pensando di ricciolare, anzi l'ha effettivamente fatto. Pratesi pensava uscisse per ricevere. Ancora Di Salvia, di lui Martino, corna classico per Di Salvia, che prende la tripla, che non va a combattere in balzo, il solito stoico Debu. Cappelletto perfeziona il controllo della carambola difensiva, Martino Bizzotto i limiti della palla accompagnata, fa un tiro che non sta né in cielo né in terra. Ancora Di Salvia, recupera su di lui Martino, tiro sbagliato, fallo commesso, non benissimo per la sua valutazione.
5-0-5 alla fine di questo secondo quarto di gioco. 28-35, incredibilmente Riese se prescia veramente tanto tanto cuore per questi ragazzi. Scancelli viene mollato dalla difesa, prende una tripla che non va a rimbalzo, ci va Joele Fusti, ancora Martino Bizzotto per debut, quasi intercettato il pallone a Cappelletto, perfeziona il controllo della sfera a Joele che si gira e prende il fondo, il super classico di Joele Fusti, la pirouette, la virata sulla linea di fondo. Beh, oddio, la virata la fa più o meno dappertutto. Cicca l'anticipo Pratesi su Mason, piazzato da tre punti bruzzese, veramente fuochi d'artificio per l'attacco di questo Roncaglia, che mi piace veramente tanto, gioca un basket spettacolare. Ancora Pratesi in posta, altro malinteso fra Pratesi e Fusti, nulla di chiamato sul contatto di bruzzese, anzi sul contatto su bruzzese. Non aveva nemmeno tutti i torti. Pronto Macciglianda fuori, giustamente vorrei dire, Max Pratesi, che deve ancora entrare nel ritmo di questa Serie C, che è un campionato quanto mai complicato da interpretare. Se non che ha solamente un fallo a carico Breiner. Fuori lunga per Mason, Paoli su di lui, Joele, intercetto di Debu, che difensore, che giocatore. Ancora Debu che cerca il servizio per Macciglianda. Fuori Paoli, rientra Pauletto. Mi piace anche molto il linguaggio del corpo di questi ragazzi, che si danno veramente energia fra di voi. Rientra Visentin per un ottimo Mason. Visentin che va subito a prendersi in carico Breiner. Macciglianda, ancora Debu, sfrutta il pick and roll con Macci, uno contro uno di Cappe, che cerca di andare fino in fondo con contatto, nulla di fischiato. Ancora Di Salvia, che bene giocano sti ragazzi, palla intercettata di Debu, 2 contro 2, fuori per Martino Bizzotto che attacca il canestro, sotto per Joele, nulla di fischiato, si continua a giocare. Martino Bizzotto schiacciato a terra per Joele, che non riesce a trattenere la sfera. Idea bella quanto complicata di Martino, che secondo me dovrebbe andare un peletto di più sul facile. Ancora bruzzese per Di Salvia, passa dietro Martino, Breiner su Visentin, ovviamente fallo, se difendi con le mani Breiner è fallo, porco cazzo di quel cazzo, ma santo cielo, allarga le braccia, veramente mai più di 22 minuti in campo quest'anno per il venezuelano ex Maracaibo, quanto mi piace dirlo. Ancora Di Salvia, arriva pick and roll con Visentin, cerca di passare assieme Martino, cerca anche Scancelli di tirare, c'è l'ombrello difensivo di Macciglianda, rimessa in zona d'attacco, anzi rimessa difensiva da parte di The Team, con Macci che prega l'arbitro di non fischiargli i falli, proprio un gesto inequivocabile. Chiude il palleggio Martino, serve Debu che prende la linea di fondo, giustamente attacca Scancelli, mismatch letto perfettamente da parte di Stefano Buratto, 2 tiri liberi per lui. Stai sereno, gli dice l'arbitro a Buratto, che è una delle persone più serene che io abbia mai visto sul globo terracqueo. Buono il primo per Debu, non va il secondo, 5 complessivi per lui.
31 a 38, ancora doppio. Doppio Stager, arriva Martino, Bruzzese sotto per Visentin, buona la difesa di petto di Macianda, bravo Visentin a girarsi sul fondo, parte Breiner, altra terza palla persa di Maci che si fa prendere un po' troppo dall'usma, usando un termine non molto tecnico del contropiede, time out the team, anzi time out Roncaglia. E si ritorna in campo 31-38, 2 minuti 12 alla fine di questa prima metà di partita. Ha ricostruito il quintetto iniziale Zagolin di Salvia contro la zona team, prima mossa tattica di coach Frattin che porta subito i primi dividendi. Cappelletto intercetta, fuori per Martino. Cerca l'uscita Cappe che ricciola tra Breiner e Debu, fallo di Scancelli. Qualcosa non deve essere andata benissimo nell'interpretazione di questa soluzione offensiva, però tant'è, due tiri liberi non si buttano sicuramente via. Pietro Cappelletto che così a memoria non è ancora uscito dal rettangolo di gioco come Debu. Buono primo di Cappe. Due su due per lui e 5 punti di Salvia. Fissi contro zona, post alto per Scancelli. Ancora di Salvia, Visentin che fa da pendolo, cerca giustamente il gioco alto-basso. Bravo Joele a intercettare il tentativo di passaggio tra i due lunghi Patavini. Ancora Martino, Debu contro Visentin, potrebbe sfruttare il mismatch, chiude il palleggio Debu, fuori Martino. Cerca l'uno contro uno, si arresta, scarica ancora per Debu, va dentro e fuori, rimbalzo d'attacco di Joele che va a segnare, rovesciato, grande impatto per Joele Fusti che va a segnare il suo settimo punto personale dall'angolo. C'è la tripla che non va da parte di Roncaglia, rimbalzo per Macianda, Cappelletto ribaltellato per Martino. Pensava che fosse contropiede già terminato, stava già esultando. Maci, Martino si arresta e tira da due punti, altra forzatura che non va di Salvia, 33 secondi alla fine della prima metà di partita. Debu, altra palla recuperata, un tiro, vuole un tiro. Lino Frattin, Cape per Debu. Cerca ancora l'uno contro uno contro Scancelli, si gira e tira Debu con un po' troppa fretta perché mancano ancora 6 secondi per tirare. Di Salvia, Martino spende il fallo in maniera discretamente saggia, 35-38, bonus esaurito in questo preciso istante. 4 secondi per il tiro di Roncaglia.
anticipato Visentin, Scancelli fuori per il tentativo di tripla di Paoletto che non va ed è un lusinghiero. 35-38 Roncaglia alla fine dei primi due quarti di gioco, tra 10 minuti.
E si ritorna in campo di Salvia Abruzzese, Paoli, Scancelli e Visentin per Roncaglia. Abbiamo Cape Macianda, De Bue, Pietro Campagnolo e Federico Magnanini, assoluto mattatore della prima metà di partita. Secondo quarto lusinghiero per The Team, che con un colpo di reni ha concluso sul 20-16, assolutamente di livello. Chi gira la telecamera? Cameraman d'eccezione stasera, la mamma della Sofia. La Sofia, giocatrice più forte, adesso come adesso, che ci sia a Rieso, più a decimo, ricordiamolo. Grande Sofì. Sofia, giusto, che non dica una monada. Lo so, però nativa, no? Nativa. Prima, un giorno la allenerò anch'io, forse. Ancora di Salvia Paoli, prende subito la tripla. E pallone che si incastra tra ferro e tabellone. Palla per The Team. Paoli proprio è un tiratore senza coscienza, nel senso buono. Debut, uno contro Scancelli. Sprinta, dice Frattin, finta di backdoor per Magnanini. Pietro Campagnolo alza la parabola ed esplode il palo della Deportes per la prima tripla di serata di Pietro Campagnolo. Parità, signori, chi l'avrebbe mai detto? Ancora di Salvia per Visentin Bruzzese. Tripla che dà coraggio di Salvia, pick and roll con Visentin. Ancora Bruzzese, finta destra, si arresta per il tiro e va a segno. Tocco morbidissimo per Bruzzese, che sale a quota 9. Ancora Magnanini per Macianda, fuori per Cappé. Ancora Debù contro Scancelli. Pietro Campagnolo, pick and roll, Macianda cerca Cappelletto, finta di end off, passi clamorosi di Maci, che sembra abbia il cervello che va più veloce delle gambe. Ancora di Salvia, playmaker di grande sicurezza questo di Salvia. Uno contro uno di Bruzzese fino in fondo, alza la parabola, combatte a rimbalzo del team. Pietro Campagnolo recupera la carambola, chiama il pick and roll centrale con Maci, cerca di andare fino in fondo, ribalta al lato, bella la palla sotto per Macianda che va in semi gancio sfortunato. Visentin a prendere il rimbalzo difensivo di Salvia, ancora si arresta, deviato il pallone, Visentin è il primo ad arrivarci, un po' al limite Macianda. Paoli, grande proprietà di palleggio, tiro di Scancelli contro l'ombrello difensivo di Macianda, a rimbalzo ci va ancora Debù che subisce fallo da parte di Visentin. Secondo personale di Visentin. Ancora Fede Magnanini. Cerca l'uno contro uno. Linea di fondo per lui che cerca di girarsi sul perno. Cade l'indietro. Becca una stoppata sacrosanta da parte di Visentin. Scancelli cerca di andare fino in fondo. Ci riesce. Grandi doti di corsa per questo lungo Nicolo Scancelli, classe 99. Debù cerca di andare fino in fondo, non ce la fa, deve cercare di gestire un po' meglio le azioni offensive del team, non deve farsi prendere dall'ansia. Bruzzese da dietro il blocco con un po' di culo, oggettivamente io non festeggerei se fossi in Bruzzese una tripla del genere. 7-0, pronti via dopo il pareggio di The Team.
mette subito le cose in chiaro. Roncaglia, tiratore, è tiratore, c'è poco da fare. Pietro Cappelletto, praticamente senza vedere il canestro, caccia una tripla che lo porta a quota 8, cerca l'anticipo Cappe su Bruzzese, gli viene fischiato fallo. 6-44 alla fine del terzo quarto, 41-45. Partita complicatissima per The Team, altro recupero per Debu. Breiner cerca di andare fino in fondo, Eurostep per Macillanda. Si ferma l'azione per procedere alla pulitura del campo. C'è sempre questa sensazione che a Breiner manchi veramente molto molto poco per esplodere in tutto il suo potenziale, che è francamente veramente veramente tanto. Roll sfruttato da Bruzzese. Visentin che va a segnare i primi due punti della sua partita. 41-47, prende la tripla Macillanda, tabellata di Breiner, di Salvia fino in fondo con il fallo, e ce ne sarà per tre. Primi due punti anche per Alberto Di Salvia. ...41-49... Di Salvia in lunetta per il tiro libero aggiuntivo, che non va. Ultimo a toccare è Macillanda, viene un po' spinto a rimbalzo. Bruzzese ricciola dalla rimessa, non va, a rimbalzo c'è Visentin, fallo di Macillanda. Altro sciocco fallo di Macillanda. Terzo fallo per lui, rientra Max Pratesi. Leo Marini va a parlare con Macci cercando di tranquillizzarlo. Non credo sia una situazione semplice nemmeno per lui, perché è un ragazzo che ci tiene veramente tanto a giocare. Leo, speriamo torni prima possibile. Ancora Scancelli, Paoli raddoppiato, si dimenticano di Salvia che prende una tripla che non va a rimbalzo, c'è però il fallo di Bruzzese. Max Pratesi al posto di Macillanda, ancora Magnanini per Max, fuori per Pietro Campagnolo, altro ricciolo di Cape che va fino in fondo. Decimo punto personale per Pietro Cappelletto. Ancora Di Salvia, si gira di schiena, Magnanini a rimbalzo, però c'è Scancelli che con il tap-in va a segnare il suo ottavo punto personale. Pietro Campagnolo dall'angolo, sesto per lui. È stato un attimo di sparatoria qua al Palau delle Deportes, canestri da una parte, canestri dall'altra. Viene invitata Riese a non allontanare il pallone dopo il canestro segnato. Frank Civiero come un falco, guarda come ballonzola Frank, la corsa atletica. Ah, come pulisce il pavimento Frank, eh? Non c'è nessuno, anche a casa fa così, uguale identico.
anche ancora abruzzese per Di Salvia. Poi andremo a contare tutti i giocatori che hanno segnato per Roncaglia, che sono veramente veramente tanti. Bello ribaltamento, cerca, ha una bella idea Scancelli che però non va a buon fine. Max Pratesi deve darsi una calmata, benissimo. Cappe 8 metri, non va, è il suo tiro. Visentin a rimbalzo ancora per Di Salvia, cerca l'uno contro uno. Di Salvia, bellissimo il passaggio per Paoli, libero dall'angolo, bellissima azione di Roncaglia. Quota 13 Samuele Paoli, anzi 14 perché valeva qua, valeva 3 questo tiro qui. Credo ci sia stato un fallo da parte della difesa. Gabri salvato per Scancelli e timeout the team. E sono sinceri gli applausi che vengono dalle tribune del Palau dello Deportes, perché questa squadra se li merita tutti, con tutti i suoi difetti. Stiamo a morire in diretta. In diretta streaming. Maledette bottiglie d'acqua con l'acqua dentro. Rimessa per The Team. Ancora debut, straordinari per lui stasera, come sempre. Campa, pick and roll con Cape. Debut, cerca di andare fino in fondo. No call da parte della coppia arbitrale. Rimessa per Roncaglia. Roncaglia che è andata a referto con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giocatori fino a questo momento. 9 giocatori che hanno comunque tutti avuto un ottimo impatto. Ancora Di Salvia contro la zona di The Team. Bruzzese fuori per Di Salvia. Bello per Paoli che si arresta e tira a rimbalzo. Combatte come al solito, come un leone debut. Gabri discute con Debu. Ma scena mai vista, cioè Salvato che discute. Bruzzese. Buona difesa di Fede Magnanini, che però viene sanzionato con un fallo personale. Prende una botta così a occhio e croce, credo sia stata una ginocchiata. Si rialza Fede, che è un leone, e questo non ce lo inventiamo adesso. Rientra Mason per Visentin. Rientra anche Pauletto. E con il numero 9 Edoardo Destro. Mason quasi a metà campo. Ricciolone di Destro che va fino in fondo con grande veemenza. 7 per Destro. Bella l'organizzazione di queste situazioni di Roncaglia.
squadra decisamente ben preparata. Debu cerca di andare fino in fondo contro l'ottima difesa di Salvato, cercano di fare a spallate i due, Cappelletto nulla di fischiato a suo favore, arriva la stoppata del numero 22 Pauletto. Chiama linea Lino Frattin sul 46-56, massimo svantaggio. Lungo per Debu, Max Pratesi non si avvede del passaggio del suo capitano, si arresta da due punti Debu, stava scadendo l'orologio dei 24 di Salvia, schiacciato a terra per Salvato, uno contro uno, ottima la posizione di Debu, ottimo l'aiuto di Cappelletto. Pietro Campagnolo si arresta fuori dall'arco dei tre punti come sua abitudine, Eurostep di Campa, a rimbalzo ci va Pratesi che combatte e subisce fallo. Protesta Zagolin su questa, su questo mancato fischio della coppia arbitrale nell'azione precedente. Buono primo di Max Pratesi. Vediamo se continuerà sull'andazzo dell'1 su 2. E invece no. Tre complessivi per Max. Ancora fissi l'attacco di Roncaglia. In mezzo Giostra, Salvato, Fede Magnanini. Al suo terzo fallo personale, così a occhio e croce. Due tiri liberi per Gabri Salvato. Che ha la possibilità anche egli di iscriversi al referto. Così è. Manca solamente Tommaso Bott all'appello. 2 su 2 per l'ex Virtus Padova. E basket mestre. Pratesi, Cappelletto, di lui Pauletto, omonimo di Nicola Pauletto, pick and roll fra Pratesi e Cappe, tripla presa obbligatoriamente da Debu, a rimbalzo c'è Pietro Campagnolo, Cappe cerca di servire Pratesi, non ce la fa, altra rimessa in zona d'attacco. Passaggio abbastanza telefonato per Pietro Campagnolo, quasi intercettato dalla attenta difesa di destro. Max Pratesi mette palla a terra, Cappelletto, oddio, ma, io francamente ci avrei visto anche mezza continuazione di movimento, però tant'è. Due tiri liberi per Cappe. Buono primo. E buono anche il secondo con un po' di fortuna, quota 12. Ancora distante 3 punti da Magnanini, che ha segnato tutti i suoi 15 punti nel primo tempo. Ancora la zona per The Team, no look di Salvato che va sul muro. Esordio di Giovanni Panizza per Fede Magnanini, altro cambio del cavallo con 1 minuto e 48 secondi alla fine del terzo quarto. Schiacciato a terra per Pratesi.
cerca l'uno contro uno contro Mason Capelletto, uno contro uno contro Pauletto. Oh mamma mia, brutta scena francamente, non, una roba che non mi aspetto da un giocatore come Salvato, che taglia, quasi perde palla, fasi di bordello assoluto in questa partita. Fallo subito da parte di destro. Ora, vabbè, non sto qui a dissertare, però insomma, da Gabri non mi aspettavo mica certi atteggiamenti. Fallo tecnico alla panchina, Leo Marini. Viene sanzionato Leo Marini, non viene sanzionato destro. Due tiri liberi per Gabriele Salvato. Oh, espulsione per Massimo Sonda, che alla prima protesta giustamente viene espulso. Gabri Salvato a dare il 5 a Max. Due tiri liberi, saranno un po' di più secondo me, ce ne saranno un bel po' di tiri liberi, visto il tecnico a Leo Marini e l'espulsione di Max. Ora il primo è Salvato. Buono anche il secondo. Sbaglia il terzo. E ora ci sono i tiri liberi a disposizione di destro. Si è perso un pochettino anche l'arbitro nella conta dei falli. Sbaglia il primo destro. Ritorna comunque sul più 10, che diventa più 11 in questo momento. Oltre al possesso in zona d'attacco. Ora Gabri per Pauletto, arriva al raddoppio, fuori per Salvato e si arresta, passa il tiro, non va. A rimbalzo ci va Cappé, fallo commesso da Gabri Salvato. Bonus esaurito e tiri liberi a disposizione di Pietro Capelletto. Predica concentrazione Zagolin. Buono primo. E buono anche il secondo, a quota 14. Pietro Capelletto, ancora zona per The Team. Pauletto, Eurostep, fuori per destro che non va. A rimbalzo c'è Mason. Fallo fischiato alla difesa, destro finisce a terra rotolando. Credo abbia preso una botta in pancia, così a occhio e croce, nulla di grave. Fortunatamente si rialza destro.
Tutto a posto, come nuovo. Due tre libri per lui, terzo fallo anche per Pietro Cappelletto. Sbaglia il primo destro. Invasione. Bene, dai. Invasione di Roncaglia, rimessa a lato per il team. Giovanni Panizza. Con 45 secondi per terminare questo terzo intensissimo quarto di gioco. Pratesi. Finta di passaggio di Pratesi che si arresta. No call, resta il tiro di Panizza che non va, rimbalzo ci ha salvato con 26 secondi per il tiro. Del salvato fuori per dietro schiena per Mason che non va. Cappe, rimbalzo difensivo, fallo secondo me antisportivo, però posso tranquillamente sbagliarmi. Prende un Lopez in piena coscia Max Pratesi, rientra Joele. Due tiri liberi per Cappe, fasi veramente orrende di gioco in questo terzo quarto, che sì, sarà stato anche intenso, ma bello è un'altra cosa. Il primo per Cappe. Non va il secondo, combatte Joele. Mason ha la meglio. 15 per Cappe, 3 secondi per il tiro. Paoletto da 3 punti, non va, quasi Gabri con il tap-in converte. Il tiro corto di Paoletto, 5-3-6-1. Ultimi due minuti di mini break prima dell'ultimo quarto di gioco. Ah beh, chiaro, lei ne ha finché vuoi. E si rientra in campo.
tribuna scorgiamo anche un sorridente Spadino Civiero, che verosimilmente a fine anno, se non a inizio dell'anno prossimo, dovrebbe rientrare in pista. Fusti Campagnolo, Burasso, Cappelletto e Giovanni Panizza per The Team. Destro salvato, Mason, Pauletto, e con il numero 23 Schiavolin. Schiavolin che riceve in questo istante, prende la tripla che va, malgrado la discreta difesa di Gioele, 5 punti per Schiavolin. Panizza per debut, va fino in fondo, fallo di Schiavolin, due tiri per debut. Buono primo per debut. Ricordiamo, per anni portatore sano di 50% della lunetta, e incredibilmente è diventato affidabile. 7 per debut, ancora contro la difesa tattica di The Team. Gioele cerca di stare con Pauletto, però va fino in fondo, non arriva l'aiuto della difesa riesina. Pietro Campagnolo consegnato per Cape, ancora debut in punta, che gioca due con Panizza, tripla che non va da parte di Pietro Campagnolo. Destro, finta di consegnato di Salvato, di lui Gioele è uomo in questa situazione. Schiavolin fa un gran bel canestro. Settimo punto personale, più 13, 55, 68, massimo vantaggio per Roncaglia. Gioele fuori per Campa. Bello il movimento di debut. Gabri Salvato è dovunque, gli scippa il pallone. Destro fuori per Pauletto, che mette a posto i piedi, prende la tripla, fallo in attacco di Mason che spinge debut. Time out The Team con cambio. Time out. E si rientra in campo, minuti per Giovanni Panizza, rientrato Maci Yanda, ancora debut.
prende una tripla senza saperla, la famosa tripla senza saperne leggere né scrivere. Manata di Campa su destro che si arresta e prende il tiro da tre punti che non ha tanto senso. Non capisco bene cosa sia successo a Breiner, che sembra si sia girato la caviglia nel tentativo di andare a rimbalzo. Fallo di Cappe su Salvato. Adesso è diventata un po' una guerra di quartiere senza quartiere tra Cappe e Gabri Salvato. Giustamente Lino cambia le marcature. Schiavolin a tre punti, mamma mia, match winner Alberto Schiavolin, 10 punti per lui. Ora Cappe sembra oggettivamente riese, abbia esaurito la birra. Come dare torto a sti ragazzi, Salvato e Debù a sfidarsi. Panizza per Debù che manda in aria una preghiera. Il rimbalzo è di Mason, destro però con Gabri Salvato. Finta la tripla. In angolo per destro arriva l'aiuto di Macianda. Bella la conclusione di destro che sale a quota 10. Bello il backdoor di Pietro Campagnolo. Panizza recupera il pallone in qualche modo. Cappe dai soliti 8 metri non va. Campagnolo a rimbalzo d'attacco, ancora Cappe fino alla fine, subisce il fallo di Mason. Max Frattesi sul cubo dei cambi e c'è Debù oggettivamente stremato dopo 33 minuti ininterrotti di impiego. Sul 55-73 effettivamente non ha neanche grandissimo senso spremere tutto da questi ragazzi. Vaglia Cappe. E nel secondo e sale a quota 16. Ora destro contro la zona. Zona su canestro segnato. Non sappiamo precisamente dove stia andando Pratesi, se questa era zona. Combatte Mason contro Cappelletto e ha la meglio. 8 punti per Mason. Fallo in attacco non sacrosanto, più che sacrosanto, fischiato a Max Pratesi che deve imparare a tenere la testa alta. Time out the team.
E si rientra in campo 5-55 da giocare. 5-6-7-5 l'eloquente punteggio in favore di Roncaglia, che ha preso il largo in questo terzo quarto. Questo quarto, chiedo scusa. Fede Magnanini sul cubo dei cambi, Pratesi su Salviato. Ancora Salvato che scarica per il piazzato da due punti di Schiavolin, che arriva a quota 12, miglior marcatore degli suoi assieme a Bruzzese. Recupero difensivo di Pauletto, non se ne capacita Cappe. Fuori Giovanni Panizza, rientra Fede Magnanini. Ancora a destro per Schiavolin, che già ha preso gusto. Destro prende la tripla, non va. Campa. Sempre in campo, così a occhio e croce. Cappelletto con furbizia va a recuperare un altro fallo. Rimessa da fondo. Intercetta a destro la rimessa pigra di The Team, cerca di deviare il pallone, ma ci anda. Masone non riesce a tenere la palla in campo. Messa da lato sul più 21 Roncaglia. Ancora Fede Magnanini, fuori per Pratesi, che rischia di perdere anche questo pallone. Quattro minuti e 44 secondi che rischiano di diventare molto lunghi. Altra palla persa per The Team. Destro sprinta per recuperare il passaggio di Salvato. Prende il centro destro, perde l'equilibrio. Ma Cianda non è lesto su questa palla vagante, lo è destro. Inutile anche protestare su queste situazioni, che francamente ormai i buoi sono ampiamente scappati dalla stalla. Stoppata di Macianda, fallo in attacco di Gabri Salvato, che sorride. Più 21. Se scivola col sedere, passi, dice Lino. Ancora Fede Magnanini. Pratesi per Campagnolo, ma ci anda in frazione di passi. Super classico. Appena due punti a referto per Macci. Destro. Buona difesa di Pratesi. Ultimo a toccare è Pauletto, che in torsione è andato intorno al corpo di Breiner. Ancora Fede Magnanini. Pratesi per Pietro Campagnolo. Pratesi da tre punti, non va.
Campagnolo. Fallo personale. Bot sul cubo dei cambi. La partita è ampiamente andata. Esce Gabri Salvato. Per dirvi, Visentin e Visentin e Scancelli non sono neanche più entrati in campo in questo quarto periodo. Destro da tre punti, non va. Fallo di Pietro Campagnolo sulla rumba a rimbalzo. Rimessa a fondo. Palle attacco fischiato a Mason. Non. Complimenti comunque a Roncaglia, che ci ha fatto vedere veramente delle fasi di gioco molto interessanti. Squadra che comunque anche a livello di tostezza di approccio è sicuramente molto molto interessante. Breiner cerca l'iniziativa personale, va fino in fondo Macianda, quarto punto personale per lui. Ora a destro per Pauletto Schiavolin, ti arresta, usa il perno. Pratesi, 5 secondi per il tiro. Pauletto prende la tripla, combatte Bot. Più lesto sulla palla vagante è Mason, che arriva a quota 10 anch'egli. Ora Magnanini, passo e tiro spettacolare, quanto sfortunato. Ora destro Pratesi, è sciocco, fa veramente delle robe sciocche. Fallo di Max Pratesi. Cori cappe anche per lui. 38 minuti in campo. Chiude la sua partita con 16 punti a referto. Destro in lunetta. Non va. Uno su due e 11 punti complessivi per l'ennesimo più 21. Gioele sulla linea di fondo cerca di girare intorno a Bot, trova Pratesi che va sulla linea di fondo. Fallo subito da Massimiliano Pratesi. Buono il primo per Max. Buono anche il secondo. Pratesi che sale a quota 5. 60-80, punteggio tondo. Ora Pauletto. Bot va un po' contro il nulla. Rimessa ancora per Roncaglia. Delle spalla Bot. Uno contro uno di Schiavolin. Buona difesa di Gioele. ...1.38 alla fine della partita. Stasera ci saranno 40 minuti in campo per Pietro Campagnolo.
Macci per Magnanini, che si arresta e tira cadendo indietro alzando la parabola. Ha finito tutte le energie Riese. Destro dietro schiena per Bot, partenza un po' al limite, anzi oltre. Applausi per Pauletto, non sappiamo perché. Evidentemente è un bravo ragazzo e gli vogliono bene, anzi guardiamo. No, non si sa perché. Pensavo fosse il suo compleanno, invece non lo è. 60-80-1-0-9. Cerca un passaggio velleitario Magnanini. Ormai non ce n'è più. Ancora a destra contro Magnanini. Schiavolin si arresta. Semigancio, mano destra, bravo Schiavolin. 14 per lui. Ancora Magnanini contro Paoli. Subisce fallo. Quaranta secondi al termine, due tri liberi per Fede Magnanini. Riese che in questo momento contro una squadra così lunga può farci veramente veramente poco. Ed è il primo punto di Magnanini nella seconda metà di partita dopo i 15 dei primi due quarti. Ora siamo a 17. Miglior marcatore del team. Ancora a destro per Paoli, fallo in attacco fischiato adesso a Paoli su Pietro Campagnolo. Ventisette secondi e 9 decimi alla fine dell'incontro. Grandi sorrisi ovviamente, giustificatamente, in casa Roncaglia. Macci per Fede. E un'altra tripla che non va. Destro. Finirà con il pallone in mano e tant'è, 6-2, 8-2, giusto, onestamente così. Complimenti a Roncaglia per questa dimostrazione di forza e stringiamoci tutti intorno a questi ragazzi che si meritano questo ed altro, anzi molto meglio di questo, arriveranno tempi migliori. Un abbraccio e un arrivederci alle prossime partite interne di The Team.